Djavan, che qua è diventato famoso con Manhattan Transfer, stavo cercando un po' di portare, di abbattere, che è quasi impossibile, questa barriera della lingua portoghese, cercando i pezzi più conosciuti qua, no? Per parlare di quello che c'è dentro la musica brasiliana come testi, ci vorrebbe veramente tanto tempo, che è quello che in genere lo facciamo io e Giovanni, presentando i testi con una proiezione così, e promettiamo tornare qua preparati con una proiezione che così accompagnate anche voi la prossima volta quello che diciamo, perché vale molto la pena seguire quello che c'è scritto dentro la musica brasiliana da questi cantautori che abbiamo scelto oggi: Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell. Questo è Djavan, che è intraducibile. Ho detto tutto questo per dire che questo sarebbe stato impossibile con la canzone di Djavan, perché Djavan che ha introdotto un po' il funk dentro la musica brasiliana, questo modo nordestino di fare funk in Brasile. Lui usa proprio il suono aleatoriamente, nel senso che lui non ha mai la preoccupazione di dare un senso logico a quello che scrive. Io mi identifico tantissimo, ma credo che non sono l'unica. E a voi, che non potete capire, ma neanche io, Sina. O som como querer, Caetania.